Continuiamo il giro del mondo dei fatti vostri. La decisione del governo britannico per le riaperture da e verso la Gran Bretagna prevede un sistema semaforico a colori in base allo stato pandemico del paese di provenienza e destinazione. Londra, da sempre meta turistica e di forestieri in cerca di lavoro o semplicemente meta ambita da studenti per imparare la lingua, pone quindi nuovi protocolli e restrizioni. Vediamo cosa si può fare. Colleghiamoci con il collega Alessandro Alloca in diretta da Londra. Eccoci, salvo e ben ritrovati, come dicevi te, da Piccadilly Circus. Londra è un sistema semaforico che in un certo senso prende spunto dall'Italia, però anziché usare il giallo, rosso e arancione utilizza il rosso, ambra e verde. Entrerà in vigore a partire da lunedì prossimo. Tutti i paesi del mondo verranno inseriti all'interno di queste macro liste caratterizzate proprio dai colori. Come vengono identificati? In base a tre grandi parametri: la situazione pandemica, numero di morti e di contagiati, la situazione della campagna vaccinale e un terzo dato molto particolare che è quello dell'attendibilità dei dati statistici che provengono proprio dalla pandemia, perché abbiamo visto per esempio come nel caso dell'India che sembrava che le cose stessero andando bene, invece poi c'è stata un'esplosione di contagi e di morti proprio perché non venivano comunicati i dati in maniera giusta. L'Italia, visto che è forse il dato che più interessa, fa parte della lista ambra, gialla, quindi questo sta a significare che è ancora un paese un po' sotto controllo da parte del Regno Unito. Sotto i riflettori. Invece quali sono i paesi in verde, Alessandro? I paesi in verde sono, pensa, appena 13 in tutto il mondo. C'è Israele, Australia, ma io mi soffermerei, diciamo, all'area europea, che è quella che ci interessa di più, quindi i buoni per il Regno Unito sono il Portogallo e Gibilterra. Gibilterra è una piccola, come ben sai, una piccola area geografica, tant'è che ha vaccinato tutti i suoi cittadini nel giro di pochissime settimane, e poi c'è, come ti dicevo, il Portogallo. Israele, perché lì di fatto si è sconfitta la pandemia. E invece per i tanti turisti inglesi che vogliono venire in vacanza in Italia, molti sappiamo che scelgono la Toscana, ma anche la Sicilia, la Puglia, le mete, diciamo, più gettonate, come devono comportarsi questi turisti, Alessandro? Allora, l'Italia in realtà è stata ed è anzi molto più buona nei confronti dei turisti inglesi, lo abbiamo sentito nei giorni scorsi dal primo ministro Draghi, che in un certo senso per i paesi europei, dell'Unione Europea e compreso anche la Gran Bretagna che non fa parte più dell'UE, c'è una sorta di Green Pass, è come se l'Italia fosse verde. Quindi i turisti inglesi che vengono in Toscana, in Puglia, in Sicilia, come ben dicevi te, hanno la possibilità di entrare, basta che facciano un tampone con risultato negativo alla partenza, ma non devono assolutamente sottomettersi a nessun periodo di quarantena, cosa che invece avviene al contrario se un turista italiano volesse venire a Londra, a Edimburgo, in Scozia o in altra località del Regno Unito, oltre al tampone con risultato negativo alla partenza deve sottomettersi a un periodo di quarantena di ben 10 giorni. Senti Alessandro, molti cercavano una volta fortuna in Inghilterra, partivano ovviamente prima della Brexit in cerca di fortuna e anche di un lavoro. Chi entra in Gran Bretagna oggi, all'indomani della Brexit, senza un contratto di lavoro, come si è sempre fatto tra l'altro negli ultimi anni, cosa deve fare per andare a fare il cameriere o lavorare in un pub senza alcun tipo di visto o di contratto? Come deve comportarsi? Sì, purtroppo la situazione è totalmente cambiata dal primo gennaio di quest'anno, da quando il Regno Unito è ufficialmente uscito dall'Unione Europea, e purtroppo Londra non è più quella meta ambita, o meglio, lo è sempre, ma è molto più difficile venirci rispetto agli anni e decenni prima, proprio perché il Regno Unito nei riguardi degli altri 27 Stati membri, Italia compresa, è un paese terzo, quindi per venire qui a lavorare bisogna entrare con un visto di lavoro. Questo sta a significare che ancor prima di mettere piede nel Regno Unito bisogna avere un'offerta di lavoro dall'Italia. È ovvio che questa è una situazione molto difficile per i camerieri, per i cuochi alle prime armi che
che qualcuno riceva una proposta stando in Italia. Differente invece è, come si usa dire qui, skillati, quindi con delle skills, con delle caratteristiche, con dei titoli che gli permette già di ottenere delle offerte di lavoro stando per l'appunto in Italia. Quindi cambia notevolmente, notizia di questi giorni, ma che credo si andrà a risolvere. Ci sono stati ben 30 cittadini europei, un'italiana compresa, che sono giunti nel Regno Unito, hanno dichiarato che venivano a cercare lavoro, non hanno fatto in tempo neppure a mettere piede all'interno di Londra, che sono stati portati al centro di detenzione, di prima accoglienza, e rispediti nei paesi d'origine, nel caso dell'italiana, in Italia. Era Alessandro Allocca che ci riferiva in diretta da Londra. Grazie Alessandro, buon lavoro.